Ogni vocazione, pur nella pluralità delle strade, richiede sempre un esodo da se stessi per centrare la propria esistenza su Cristo e sul suo Vangelo. Lo sottolinea Papa Francesco nel suo messaggio per la 51esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il prossimo 11 maggio. Il Magistero della Misericordia del Pontefice, che più volte ha chiesto a quanti ricevono la chiamata di essere pastori con l'odore delle pecore, sta toccando il cuore di tanti e lascia sperare in buoni frutti anche nei seminari. Al momento, pur nella difficoltà di poter fare un'analisi complessiva e omogenea a livello mondiale, si registra una fioritura di vocazioni in Slovacchia e Polonia, mentre preoccupano Spagna, Francia e Germania. Positiva nel complesso la situazione negli Stati Uniti, in America Latina, stabile nelle Filippine. Con noi il Cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero. Certamente questo personaggio, lo chiamo così, la persona del Papa, sta ponendo delle inquietudini profonde a livello religioso, cristiano ed anche vocazionale. Io penso che i frutti arriveranno, penso che questa proposta di vita cristiana profonda, di vita cristiana coerente, di vita cristiana missionaria, ecco, che il Papa ha indicato a tutta la Chiesa, porterà dei frutti anche nell'ambito vocazionale. Nei suoi oltre 12 mesi di pontificato, il pastore venuto quasi dalla fine del mondo ha più volte chiesto, soprattutto ai giovani, di andare controcorrente, di essere coerenti testimoni dell'amore di Dio, di coltivare l'amicizia con Gesù, pur nelle tribolazioni e nelle seduzioni mondane. Un giovane oggi che si dà al Signore nella Chiesa, nel sacerdozio, deve fare una scelta che è definitiva, ed è questo il punto sempre delicato, le scelte definitive per il matrimonio, per la vita consacrata, per il sacerdozio. È proprio questo impegno definitivo che fa tante difficoltà. Ecco, oggi questo impegno definitivo non è parte del vocabolario dei giovani di oggi, però dobbiamo avere fiducia che Dio, che pone nel cuore dei giovani questa chiamata, poi li sostiene, li prepara. Certo, occorre anche coltivare la propria vocazione, coltivare il proprio sacerdozio con una vita spirituale, con una vita di profonda interiorità. Siete pastori, non funzionari. Siete mediatori, non intermediari. Io credo che oggi il prete debba uscire da questi parametri, essere l'amministratore, essere... Il Papa ce l'ha detto in parole molto esplicite, ecco, abbiamo bisogno veramente di convertirci alla misericordia, alla comprensione, alla paternità nei confronti delle nostre comunità.